abbiamo dei taccuini di Filippo Palizzi con le spese per i pennelli, insomma anche cose. Qui invece abbiamo una cosa molto importante per voi soprattutto, perché è Matilde Serao che scrive a Filippo Palizzi, perché c'era stata una querela tra di loro. Lettere di artisti europei, telegrammi, fotografie, disegni, ma anche sonetti, poesie ed inviti a corte. Il carteggio Palizzi, che si trovava in uno stato di conservazione mediocre per le ingiurie del tempo sui materiali, appare ora in tutta la sua preziosa veste di originalità, recuperato con un restauro finanziato dal Comune di Città del Vasto, con la direzione scientifica della Sovrintendenza ai Beni Librari e Biblioteche, e presentato oggi nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Socio, devo ringraziare intanto il Sindaco di Napoli per aver voluto con noi questo. Questa giornata importante, segno anche di un legame fortissimo che noi abbiamo, buona parte della nostra città che è voluta dal Regno di Napoli, quindi per noi i Davalos sono un tutt'uno con la nostra città e quindi è un onore per noi essere qua, l'augurio di poterci rincontrare anche in altre occasioni. Il celebre pittore Filippo Palizzi trovò a Napoli la sua consacrazione, portando nella capitale del regno il rinnovamento partito da Parigi che caratterizzò l'arte figurativa dell'Ottocento. Un esempio di seconda cittadinanza intellettuale ed artistica che Napoli concede a chi la sceglie. Una meritoria iniziativa del Comune di Vasto, del Sindaco, tutta l'amministrazione della città che noi abbiamo ospitato volentieri in uno dei luoghi più belli della nostra città, il Maschio Angioino, per ricordare un grandissimo pittore, soprattutto come Filippo Palizzi, anche direttore dell'Accademia delle Belle Arti della nostra città, dimostrazione che Napoli ha ispirato nella storia tantissimi artisti e quindi è una città, come dire, che ama preservare il ricordo delle sue radici profonde e poi certo un legame che si consolida tra la città di Vasto e la città di Napoli.